Wedi, Gemma non si concede a Silvio, viene attaccata, fan la difendono, che ribrezzo. La puntata di Wedi che è andata in onda il 27.03, è stata interamente dedicata a Gemma. La 73enne si è accomodata a Centro Studio e ha raccontato cosa è accaduto tra lei e Silvio nei giorni precedenti. Nonostante un iniziale entusiasmo, Galgani non è riuscita a lasciarsi andare fisicamente con il suo corteggiatore. E questo le è costato aspre critiche da parte di quasi tutto il cast del dating show. Molti spettatori, però, hanno preso parola sui social network e hanno difeso la dama giudicando imbarazzante il comportamento degli opinionisti Gianni e Tina. Anche se aveva detto di sentirsi pronta a vivere un'intimità con Silvio, Gemma non ci è riuscita e si è tirata indietro proprio quando si trovava a casa del suo spasimante. Il no che la torinese ha detto avventurato ha scatenato la furiosa reazione di Tina, che ha messo su un siparietto fatto di urla, accuse e dichiarazioni un po' forti che hanno costretto Maria De Filippi a silenziarle il microfono. L'opinionista Cipollari ha puntato il dito contro Galgani sostenendo che avrebbe sempre preso in giro il cavaliere, anche perché a lei piacerebbero solo gli uomini più giovani. La dama del trono aveva fatto fatica a replicare alle invettive della Vamp e a quelle di Gianni Sperti, anche lui convinto che non abbia mai provato interesse per Silvio. In passato non ti sei mai fatta problemi a lasciarti andare. Dove stava il romanticismo con Giorgio? Maurizio e Marco Firpo, ha sbottato la romana davanti alle telecamere. Quando anche Silvio è entrato in studio, la situazione si è surriscaldata, l'uomo ha raccontato i particolari delle poche effusioni che si è scambiato con Gemma nei giorni precedenti, arrivando a precisare che si sarebbero dati un solo bacio a stampo prima che lei ripartisse. La protagonista del trono avrà fatto sapere che il cavaliere non le ha più risposto né alle chiamate né ai messaggi dopo questa serata. E lui ha confermato aggiungendo che la storia era ormai chiusa vista la mancanza di passione tra loro. Nell'assistere alle mille critiche che Galgani ha ricevuto, molti spettatori si sono esposti per difenderla e per recriminare il suo diritto di lasciarsi andare con chi vuole e con i suoi tempi. Che ribrezzo, ma come fatto tutti a stare zitti, tutto questo è imbarazzante. Raccapricciante, orrore totale, questi sono solo alcuni dei commenti postati su Twitter da chi si è schierato dalla parte di Gemma in questa querella. La puntata che è andata in onda oggi, ha un po' anticipato quello che è successo nelle riprese di Wedi del 27.03, chi era in studio domenica scorsa. Infatti, ha raccontato che Silvio ha ribadito la sua intenzione di non continuare la conoscenza con Gemma e, dopo averla salutata, ha lasciato anche il programma. Gianni e Tina hanno cercato di convincere il cavaliere a rimanere nel parterre per provare a voltare pagina uscendo con un'altra signora, ma lui è stato irremovibile e ha abbandonato il trono over. Si è conclusa dopo circa un mese e mezzo, dunque, la vivace frequentazione tra Galgani e Venturato, è proprio grazie a questa storia che la 73enne è tornata al centro delle dinamiche del dating show. Dopo aver ricoperto il ruolo di comparsa per tanti mesi, ultimamente la torinese ha monopolizzato gran parte delle puntate raccontando gli sviluppi del suo rapporto con Silvio. Vista la recente uscita di scena dell'uomo, i fan si chiedono cosa ne sarà di Gemma e se riuscirà a rimanere la regina del format nonostante sia rimasta di nuovo sola. La carte să rup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. We'll be right back.